Gianluca, lo paghi tu il debito? Vorrei poterlo fare. Beh, in realtà un po' lo paghiamo tutti noi, no? E chi lo paga questo debito, Gianluca? La Ma Germania. Lo facciamo pagare alla Germania. Ovviamente ci sono molti telespettatori che mi guardano la Germania. Io ho il massimo rispetto, si cerca un po' di stemperare i toni perché sennò è pesante, no? Paga la Germania il oggi il debito. tax sale meno di noi, no? Qualcuno lo deve pagare o non lo paghiamo, Gianluca? Beh, ma soprattutto con chi abbiamo questo debito, no? In parte un quinto con gli italiani stesso, le banche italiane, e poi ci sono tanti investitori esteri, un bel quarto, quinto. Eh sì. Vabbè, ma l'Italia poi ha una bella patrimonializzazione, nel senso, no, che ha molti depositi e quindi è affidabile su questo. Sì, Però, la insomma. ricchezza immobiliare, ricchezza finanziaria è 4 volte il debito pubblico, quindi. Assolutamente, ma anche i depositi, no? Anche i depositi su conti correnti sono in aumento, è l'unico dato in crescita dall'inizio della crisi, no? Va bene, allora ripartiamo da alcune ripartiamo quindi da alcune notizie. Gianluca, che ti piace sul mercato e poi parliamo dell'investing? Ma guarda, il mercato oggi abbiamo avuto questa apertura in gap dell'indice italiano, di un po' tutti gli indici di borsa europei, ora stanno diciamo un po' riprendendosi, anche se è una giornata di correzione, vedremo se andrà a chiudere il gap oppure no. Su investing invece apriamo al rialzo perché mancano pochi giorni, ormai il clima è molto, molto caldo, sia perché siamo ad agosto e sia perché siamo a ridosso di questo evento che rispetto agli altri anni su settembre viene un po' anticipato, infatti sarà il 15 settembre a Roma e quindi quest'anno abbiamo delle novità importanti, Ecco, no? ricordiamole, Gianluca. Beh, allora, le novità importanti sono innanzitutto un'apertura incredibile delle sale didattiche, nel senso che quest'anno arriveremo addirittura a 6 sale didattiche e questo è un primo risultato eccezionale. La strategia di Pietro per riuscire ad inserire la bellezza di 36 workshop è stata quella di ridurre un po' i tempi, passando da un'ora e mezzo per speech a un'ora per speech, in modo tale da riuscire a ottenere che abbiamo più spazi, possiamo mettere più incontri e i relatori quest'anno parleranno veramente di tutto. Il programma è ricchissimo, ci sta di tutto, dalla parte algoritmica dei trading system che sta prendendo sempre più piede, che sembra la nuova moda nella finanza, al trading fatto dai trader che, malgrado gli algoritmi, stanno lì a smanettare, a buttare mano sui mercati nella sala trading. Poi avremo la sala investing, le sale educational, insomma, ci sarà veramente la possibilità di apprendere per chi ha i primi passi, per chi è un trader, per chi vuole imparare a gestire il risparmio, insomma, ce n'è un po' per tutti. E poi ci sono delle novità straordinarie anche per quanto riguarda, diciamo, tutta la parte che sta accanto all'evento. Ci sarà la possibilità di fare delle visite turistiche per Roma e questo è possibile approfondirlo direttamente andando sul sito investingroma.it. Ci sarà un simpatico gioco alla fine che è OK, il prezzo è giusto, che darà la possibilità di vincere 200 euro a chi individuerà o si avvicinerà di più al prezzo di chiusura dell'indice italiano. E questa, insomma, è una cosa molto, molto divertente nella quale ci mentiremo. E poi, insomma, ci stanno anche delle altre sorprese, per esempio il caffè dell'investitore, no? Questa idea che ha avuto Pietro, molto carina, di regalare questo caffè a chiunque verrà a trovarci e ha condiviso il video promo di Investing. Ecco, allora, la parte trading, secondo te, ecco, durerà l'intera giornata, una parte,
come verrà articolata? Allora, la sala trading è una sala che partirà, è caratterizzata sempre dall'operatività live. Poi tra l'altro sarà moderata da te, quindi avremo sicuramente una fantastica, diciamo, moderazione della sala, e tu hai la capacità di riuscire a tirare fuori i segreti dai trader. Questa è una cosa che bisogna riconoscere, perché nessuno come te si mette lì a pungolarli finché non dicono veramente la strategia che stanno utilizzando, e questo è molto importante perché è molto molto formativo, cioè l'opportunità di vedere un trader professionista che da anni riesce a guadagnare stando sui mercati ci dà la possibilità di vederlo mentre opera e di riuscire a capire le sue strategie. E talvolta io, ogni volta che sono venuto a Investing, prima come spettatore e poi come organizzatore, ho sempre portato a casa qualche strategia operativa. La sala trading si aprirà con dei trader di primissimo piano. Vedo Pietro Di Lorenzo, vedo Fernando Di Fazio, vedo Massimo Vita, veramente persone bravissime. Poi dopo alle 11 arriverà anche Davide Biocchi. Poi vedo che sto vedendo nel programma, vedo che nel pomeriggio ci sarà Tony Piovani, Alessandro Altromandi, Pierpaolo Soldani, insomma veramente c'è un parterre di altissimo livello, tutti professionisti molto bravi, e quindi la sala trading sarà caratterizzata sicuramente dall'operatività, e insomma speriamo che ci sia qualche colpo importante, come capita ogni anno a Investing, qualche operazione interessante da seguire tutti insieme. Bene, allora, poi tanti broker che hanno deciso di venire all'iniziativa. Abbiamo Carlo Alberto De Casa di Active Trades, Angelo Ciavarella di Infinox, ho dimenticato qualcuno, Davide Biocchi per Diretta, ho dimenticato qualcuno? Beh, li abbiamo. Link. Ci sono. Comunque il programma della sala trading è disponibile sul sito investingroma.it, si va su programma e poi si scende su sala trading, oppure si va a vedere il programma della sala investing, dove si ragiona un po' di più di investimenti a lungo termine, quindi non per chi vuole avere un'operatività troppo veloce, ma per chi vuole avere per esempio una gestione del risparmio e quindi vuole curare un po' di più questo aspetto. Senti, ho visto che sarà anche Andrea Algiolini di Algoritmica Pro, quindi si parlerà anche di algoritmi? Sì, assolutamente. La parte di trading algoritmico è interessantissimo, sia perché possiamo in questo modo backtestare le strategie in maniera molto efficace, no? Perché molto spesso i trader hanno un'intuizione, notano un pattern, però è difficile poi passare da qui a dire ma secondo me funziona, secondo me è molto diverso da avere una corroborazione di dati quantitativi e quindi dire nel passato ha funzionato 230 volte su 250, è molto diverso. E poi anche perché oggi il robot trading, ma in realtà l'intelligenza artificiale che si sta diffondendo in ogni area della nostra vita, sarà sicuramente anche il futuro del mondo finanziario, anzi direi che nel mondo finanziario è già un presente, perché a mercato ci sono molti più algoritmi che esseri umani, e quindi è molto importante affrontare anche questo tipo di discorso. Bene, allora vedo anche Eugenio Sartorelli a proposito di opzioni, verranno un po' coperti tutti gli strumenti finanziari? Assolutamente sì, ci saranno le opzioni, ci saranno le commodity con il bravissimo Giancarlo Dall'Aglio, che è un mio amico, e io ho seguito i suoi corsi sulle commodity, è straordinariamente bravo come insegnante e poi ha una didattica efficacissima, oltre ad essere un ottimo trader ha anche delle capacità didattiche veramente eccellenti, perché riesce
a prendere una persona che non ha la minima idea di cosa sia uno strumento finanziario o un'operazione di borsa e condurlo mano a mano a diventare un trader. Quindi assolutamente, veramente sono coperti tutti gli strumenti finanziari, tutti i tipi di operatività, no? Anche diciamo il time frame, no? Di riferimento delle operazioni finanziarie, cioè chi è interessato allo scalping, chi è interessato all'operatività intraday, chi è interessato a un'operatività più di lungo termine, sono tutte coperte. Sull'intraday ci sarà proprio Pietro Di Lorenzo che farà uno speech nel quale parlerà delle sue tecniche di operatività intraday e voglio insomma svelare un segreto. Io e Pietro siamo molto amici, io seguo molto la sua operatività e ti posso garantire che Pietro è uno che sui mercati ci sa stare molto bene e che ogni giorno riesce, in media, poi chiaramente ogni tanto qualche giornata storta capita, ma riesce a trarre profitto dai mercati. Quindi secondo me il suo speech sull'operatività intraday è assolutamente da non perdere. Dopodiché nella sala investing magari chi ha più un orizzonte di lungo termine, più una gestione del risparmio, più può essere interessato e soddisfatto agli speech che si faranno. Ecco, allora, ma tu ti stai occupando più di mercati o più dell'organizzazione dell'investing in questi giorni? Allora, in questi giorni siamo veramente oberati di lavoro, quindi mi sto occupando più della gestione di investing, in particolare diciamo l'aspetto social, quindi la pagina di Facebook che stiamo curando, e quest'anno tra l'altro con il video siamo riusciti ad avere dei risultati eccellenti. Il video che tra l'altro ho visto che state mandando in una a ripetizione proprio anche voi, ed è una cosa non fantastica. È finito, adesso vedrai che ti combiniamo, Gianluca. Questo video ha dato dei risultati fantastici, secondo me Pietro ha alzato il livello in una maniera incredibile e lo dimostra il fatto comunque che abbiamo ottenuto oltre 50.000 visualizzazioni proprio nei primissimi giorni, ed è un risultato davvero non da poco, perché questo video è diventato virale. Comunque parliamo di un video che parla di trading di fatto, quindi un argomento certamente di nicchia. Dunque trovare 50.000 persone che lo vedono in tre giorni su un argomento di nicchia è diverso da un qualsiasi altro video. Senti, carino. La pagina social network, qual è la pagina di riferimento? Allora abbiamo la pagina Investing, che si può trovare sia digitando semplicemente Investing oppure chiocciola evento Investing oppure facebook.com/. L'ha caricata adesso, stiamo vedendo, c'è il backstage dell'evento, esatto, è questa? Sì, esatto, c'è il backstage, ci sono delle immagini che raccontano un po' come sarà Investing, quali saranno gli speech, quali sono anche gli espositori, perché una cosa straordinaria di Investing è anche l'opportunità di incontrare gli espositori. Qual è la vera opportunità? In realtà io ritengo che siano due i grossi guadagni che ci dà Investing dal lato espositori. Il primo è che sono tutti lì con delle offerte speciali e quindi si ha la possibilità di avere dei servizi o a un prezzo minore o gratuiti o in prova, e quindi si riesce a prendere qualcosa in promozione. E la seconda è che, sai, molto spesso c'è una diffidenza ad affidarsi a delle banche online, a dei broker online, e invece su Investing è possibile incontrarli di persona e quindi avere un contatto fisico che aiuta sempre a concludere un buon affare. Quindi questa è un'altra grande opportunità che ci offre Investing, che è quella di andare a incontrare gli espositori e dunque valutare di aprire per esempio un conto trading oppure aprirne un altro se già si è in possesso di un conto con il quale fare trading. Va bene. Allora, grazie. Diamo qualche dettaglio tecnico per iscriversi all'evento, per chi ancora non ha questi dettagli.
acquisito? Allora, basta semplicemente andare sul sito investingroma.it, iscriviti, compilare il form ed è tutto pronto. Allora, cioè, io sono sul sito, ma non vedo iscriviti però. Allora, vado sul sito, sulla pagina. Allora, dov'è iscriviti? Sito c'è iscrizioni nel menu, guarda, programmi, relatori, espositori, iscrizioni. Ah, iscrizioni, doveva essere la prima voce questa però. Va bene. Da qui compila ed è tutto pronto. Va bene. Grazie Gianluca. Il debito chi lo paga, Gianluca? Tu? Grazie mille. Gianluca? Sì. Il debito chi lo paga, il debito pubblico italiano? Scusa, non ti ho sentito bene. Il debito pubblico italiano chi lo paga? Lo paga Pietro con tutti i profitti di investing, no? Va bene, lasciamolo a Pietro, magari a Pietro. Pausa e ritorniamo.